Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana. Benvenuti al Konami Youth Development Center, partita speciale in questa 14ª giornata del campionato primavera. È il giorno di Inter Milan, il derby. Traoré, finta il tiro, si appoggia a Cuenca, va col sinistro, un gol stupendo. Milan in vantaggio al minuto 19, gol bellissimo di Cuenca. Palla per Quieto, tocco dentro per andare al cross, verso Sara, arriva Kamate dall'altra parte, Raver dice di no, coi piedi al numero 10 dell'Inter. Bella la palla di Cocchi che ha tagliato tutta l'area di rigore, ha chiuso dall'altra parte Kamate, è uscito un po' centrale, batte Traoré, palla dentro verso Cuenca, posizione regolare e Milan a un passo dal raddoppio e qui se l'ha un po' mangiato. Sarra prova a scuotere l'Inter anche con un po' di fortuna. Kamate, uno contro due, prova ad andare sul destro. Kamate in area, passa Kamate, tocco dentro Raver, anticipa Sarra, altro scontro tra i due, stavolta sembra averla peggio il portiere del Milan. Ma intanto Bakune ha commesso fallo su Quieto ed era il secondo giallo. Milan in 10, clamoroso. Ci va Quieto dalla bandierina, palla in mezzo per la deviazione di Matias che c'entra il palo, occasionissima per l'Inter. Cocchi, Di Maggio sfida Scotti, cross di Di Maggio, pallone in mezzo per la deviazione, è il pareggio dell'Inter. Forse l'ha toccata Matassar, forse non l'ha toccata, il pallone è entrato, l'importante è questo, 1-1. Il gol di Di Maggio, ingannato Raver dal finto tocco di Matassar. Quieto, Di Maggio punta Scotti e lo salta, sta soffrendo tanto Scotti ma non è il suo ruolo. Di Maggio, cross in mezzo dall'altra parte, rivai tu con i tempi giusti, non inquadra lo specchio. Manni punta Kamate, cerca il fondo, non lo trova, Aidu, poi cross in mezzo dall'altra parte, l'ha toccata forse Calligaris, poi libera tutto Matias. Parmigiani per evitare il contropiede. Si muove Vedovati, Di Maggio va in mezzo, non benissimo, liscio, arriva Spinace, anticipato di un soffio, Sardi testa, rimette in mezzo e Spinace liscia ancora. Incredibile davvero. Si butta dentro Motta, Vedovati va al cross, pallone per Sar che prova a girarla, Raver blocca a terra, quella che probabilmente è l'ultima occasione di questa partita. Finisce 1-1 il derby fra Inter e Milan, quinto 1-1 consecutivo in campionato. A Cuenca risponde Di Maggio,